Uno dei flashback più avvincenti della serie è quello in cui Chihiro uccide l'amico dopo essere stato tradito, ma vi siete accorti che il foro del proiettile cambia nettamente posizione ad ogni inquadratura? Inoltre, la storia tra Carmine e Rosa ha tenuto i fan incollati davanti allo schermo dal primo momento, ma avete notato che c'è un piccolo dettaglio nascosto che lega questi due personaggi? Tra pochissimo vi racconto 15 dettagli che potrebbero esservi sfuggiti guardando Mare Fuori. Hi guys e benvenuti su Tutto Chuck. Mare Fuori continua a battere record su record e dato che l'ultimo video è stato molto apprezzato sul canale, ho deciso di portarne un altro ancora più ricco di spunti interessanti. Vi invito a lasciare un like qui sotto per supportare il canale e per farmi capire che volete vedere altri video su questa serie TV. Direi di non perdere altro tempo e scopriamo subito 15 dettagli che forse non avete notato guardando Mare Fuori. Cominciamo subito con quello che a tutti gli effetti può essere considerato un errore di scenografia e montaggio. Quando Pirucchio serve la pizza da lui preparata ai suoi genitori, questa cambia in maniera netta nel giro di pochissimi secondi. Nel primo caso, la pizza ha un impasto molto lievitato e ha un cornicione decisamente alto e morbido. Nella scena immediatamente successiva, il cornicione diventa molto basso e secco, totalmente differente da quello visto poco prima. Tutti ormai sicuramente sapranno che il personaggio di Edoardo è interpretato da Matteo Paolillo, che nella vita non si limita a fare l'attore ma fa anche il cantante, ed è stato principalmente lui a scrivere e poi successivamente a cantare l'amatissima sigla della serie TV. Quello che forse non tutti sanno è che non si è limitato solamente alla sigla. All'interno della serie vediamo un altro cantante che è Cardio Trap. Tutto quello che vediamo scrivere da quest'ultimo è anch'esso opera della penna dello stesso Matteo Paolillo. C'è un dettaglio a cui ancora non è stata data una spiegazione, ma che gli spettatori più attenti avranno sicuramente notato. Ci sono due momenti molto intensi che coinvolgono Carmine e Rosa Ricci. Il primo lo si ha nel momento in cui Mimmo prova a soffocare la stessa, che verrà poi salvata dal provvidenziale arrivo di Carmine. La seconda, invece, vede Rosa nel ruolo di soccorritrice. Sto parlando della scena in cui Viola ha rapito Futura, la figlia di Carmine, e in cui la bambina viene salvata proprio grazie all'intervento di Rosa. Il dettaglio che forse non tutti avranno notato è quello relativo alla maglietta di Rosa, che senza un vero e proprio motivo è la stessa in entrambe le scene, essendo queste in puntate diverse e in giorni differenti nella serie. L'ipotesi più accreditata è che il dettaglio sia stato inserito volontariamente per legare le due scene, entrambe fondamentali per il rafforzamento del legame tra lei e Carmine. E su questo argomento torneremo tra poco con un altro interessante dettaglio. Torniamo a parlare di un errore, in questo caso pienamente di montaggio e sicuramente meno facile da individuare rispetto al precedente. Dopo la fuga di Nadizia e Filippo dall'IPM, i due si ritrovano in un locale all'aperto dove finiranno con l'esibirsi dietro compenso. L'errore si trova proprio nel momento in cui il gestore del locale sta per consegnare loro la somma, tra l'altro più bassa di quella pattuita. Quando vediamo la scena, infatti, possiamo notare che se nella prima inquadratura il proprietario tiene i soldi nella mano, in quella successiva questi scompaiono per poi riapparire magicamente un attimo dopo. Stiamo parlando di una serie TV che vede al centro un gruppo di giovani rinchiusi all'interno di un istituto di detenzione minorile. Tuttavia, ci sono un paio di dettagli che dal punto di vista della legge fanno un po' storcere il naso. Per quanto riguarda Carmine, la sua presenza nell'istituto è abbastanza discutibile. Ci viene detto e mostrato che il crimine da lui commesso è stato fatto per legittima difesa. Questo dettaglio, unito al fatto che il ragazzo era incensurato, rende molto dubbia l'applicazione di una detenzione, che poteva essere sostituita con un altro tipo di pena. L'altro dettaglio è relativo a Filippo. Come sappiamo, il reato che lo porta all'istituto è stato un incidente involontario. Pur essendo stato incastrato dagli amici, il tutto rientra nel reato di tipo colposo, quindi appunto non volontario e non sufficiente per un minore per portare ad una detenzione. Esiste un altro dettaglio molto particolare che, ancor di più di quanto visto in precedenza, lega fortemente i personaggi di Rosa e Carmine. All'inizio della terza stagione, infatti, vediamo un flashback che coinvolge Rosa e il fratello Chihiro. Quest'ultimo dice alla sorella due frasi molto importanti. Le ricorda quanto sia simile a sua madre e le consiglia e le augura di trovare un uomo che la ami davvero, pronto a morire per lei. Questa scena si collega fortemente con una presente sul finale della terza stagione. Quando Rosa viene sorpresa dal padre insieme a Carmine, dopo che questo le ha detto di amarla, il padre le ripete quanto sia simile alla madre. Il collegamento ancora più netto sta però nel fatto che appunto Rosa sembra aver trovato una persona che l'ami davvero e che sia pronta a morire per lei. Dettaglio che, come tutti abbiamo visto, viene confermato nel finale, consolidando a pieno, anche metaforicamente, il loro legame.
dettaglio a cui forse non tutti avranno dato peso, ma che è determinante nella serie, è quello relativo ad alcuni protagonisti, che si trovano detenuti in un istituto di Napoli, pur provenendo, in certi casi, da città molto lontane. Perché, per esempio, i detenuti del nord sono stati portati a Napoli e non all'interno di un istituto di una città più vicina? Una risposta possibile è quella relativa alla sicurezza degli stessi. Potrebbero essere stati mandati lontano dai luoghi in cui hanno commesso il reato per evitare problemi con altri detenuti o ripercussioni legate al loro comportamento. Sicuramente è una valida possibilità, ma allora dovrebbe valere per tutti. Mentre vediamo che la maggior parte dei ragazzi presenti nell'istituto ha origini napoletane e quindi su di loro non è stato fatto lo stesso ragionamento. Come sappiamo, molto spesso nelle serie TV e nei film vengono utilizzati attori maggiorenni per interpretare dei minori, o comunque spesso l'età scenica non coincide con quella anagrafica. Il problema in Mare Fuori sta però nel fatto che i protagonisti sono detenuti in un carcere minorile, ma non solo sembrano avere più di 18 anni, ma ci vengono mostrati, tra flashback e stagioni che avanzano, in storie che li coinvolgono per più anni di tempo, pur rimanendo sempre chiusi all'interno dell'istituto per minori. Per essere precisi però, bisogna dire che in Italia questa tipologia di centri detentivi si chiama effettivamente minorile, ma ci sono casi in cui i detenuti, per ragioni differenti, possono avere anche fino a 21 anni. Dettaglio cui forse in pochi avranno fatto caso, ma che fa storcere il naso se si pensa a quanto ci viene detto durante la trama. Più volte ci viene ribadito quanto Rosa abbia un legame indissolubile con il fratello Ciro, ma in generale con i suoi fratelli, e quindi anche con Pietro. Durante il compleanno di quest'ultimo, mostrato durante la prima stagione, Rosa non appare neanche per un secondo e non viene neanche nominata. Ovviamente, la verità sta nel fatto che il suo personaggio ancora non esisteva e non faceva ancora parte del cast di Mare Fuori, ma alla luce della fratellanza di cui lei parla spesso, sicuramente pensandoci è un dettaglio che salta all'occhio. L'errore che sto per mostrarvi è veramente uno dei più eclatanti tra quelli presenti nella serie, ed è davvero strano che sia stato accettato al montaggio senza girare nuovamente la scena. Quando ci viene mostrato il flashback in cui Ciro uccide l'amico Francesco, vediamo il primo sparare nel petto del secondo. Il dettaglio sta nel fatto che se in una prima inquadratura il foro del proiettile si trova abbastanza centrale e più in alto, in quella successiva il foro si sposta più in basso e in posizione più laterale. La maglietta ha una stampa molto precisa, e quindi guardando la stessa rispetto al foro è praticamente impossibile non notare l'errore. All'interno della serie ci viene spesso mostrato il personaggio di Pirucchio in compagnia del padre. I due personaggi, come è giusto che sia in questi casi, si somigliano davvero moltissimo. Questo però non è dovuto all'ottima scelta degli attori, ma dal fatto che Nicolò Galasso, ovvero l'attore che interpreta Pirucchio, e Domenico Galasso, che interpreta suo padre, sono realmente padre e figlio nella vita reale. Nel video precedente abbiamo visto l'errore in cui un cameraman invadeva l'inquadratura in maniera molto evidente. C'è un'altra scena, presente nei primi minuti della serie, in cui questo accade ma in maniera molto più nascosta e difficile da notare. Quando infatti ci viene mostrata la scena all'interno del salone del barbiere, è possibile notare, seppur solo per un istante, un cameraman con una camicia azzurra riflesso in uno dei moltissimi specchi. Una delle scene più intense della serie è quella in cui Edoardo, accecato dalla gelosia, picchia ferocemente il fidanzato di Teresa. Poco prima di farlo, Edoardo gli dice che gli ricorda qualcuno e poi comincia a malmenarlo. Sai che mi ricorda una capecazzo? Per chi non l'avesse notato, la frase detta da Edoardo non è casuale. Il ragazzo, infatti, gli ricorda, probabilmente per i capelli rossi, Giacinto, il bambino molto ricco con cui aveva giocato da piccolo, come ci viene mostrato in alcuni flashback. Alcuni utenti sostengono che sia la stessa persona, ma non ci sono prove sufficienti per dirlo con certezza. Da qualche giorno sul web sta circolando un altro possibile errore relativo a Rosa e al momento in cui quest'ultima viene soffocata da Mimmo. Quando Rosa viene soffocata, trovandosi in bagno ed essendo poi tirata verso l'alto, perde i pantaloni e le mutande, cosa effettivamente vera. Secondo questa interpretazione, quando viene salvata da Carmine, Rosa si ritrova ad indossare nuovamente tutto magicamente. In realtà, la maglietta è troppo lunga per affermare con certezza che sotto si sia rivestita, e il fatto che se ne vada senza recuperare i vestiti, considerando la situazione ed il personaggio, non rappresenta una prova sufficiente. Quest'ultimo dettaglio di stampo musicale l'avranno sicuramente notato i fan del duo Paola e Chiara. Nella terza stagione, infatti, vengono introdotti nuovi personaggi, e tra questi, seppur per una brevissima apparizione, troviamo anche la cantante, in gara all'ultimo festival di Sanremo, Chiara Jezzi. Nella serie interpreta il ruolo della madre di Crazy Jay, e quindi è impossibile che la rivedremo anche in Mare Fuori 4. Bene ragazzi, siamo quindi giunti al termine di questo video. Io spero davvero che l'abbiate apprezzato, e nel caso mi raccomando lasciate un bel like qui sotto, che dà un grandissimo supporto al canale. Se ancora non l'aveste fatto, iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Io come sempre vi ringrazio per la visione e bye guys, al prossimo video!